Il noto rapper italiano Fedez ha vissuto momenti di terrore nelle ultime ore, dopo essere stato sottoposto a una seconda operazione a seguito di un nuovo e preoccupante sanguinamento. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La situazione ha gettato il cantante e la sua famiglia in una spirale di ansia e preoccupazione, ma ora i suoi genitori hanno deciso di rompere il silenzio. Nel reparto solventi dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, dove Fedez è attualmente ricoverato, si trova al suo fianco la moglie, la famosa influencer Chiara Ferragni, che ha fatto ritorno da Parigi per essere accanto al marito. La madre del rapper, Anna Maria Berrinzaghi, ha dichiarato al quotidiano La Stampa che suo figlio sta un po' meglio, sta così così. Queste parole sono state accolte con un respiro di sollievo dai numerosi fan preoccupati per la salute del cantante. Il padre di Fedez, Franco Lucia, ha aggiunto che ora è il momento di essere forti per il loro caro, affermando: "Sta un po' meglio, noi dobbiamo essere forti per lui". Queste dichiarazioni rassicuranti da parte dei genitori del rapper sembrano gettare un barlume di speranza in questo difficile momento. Tuttavia, riguardo alle ipotesi di dimissioni, non ci sono notizie certe. Fonti interne all'ospedale Fatebene Fratelli hanno affermato che Fedez non sembra affrettarsi a lasciare l'ospedale e che il suo desiderio di uscire è ben diverso dalla realtà attuale. Il cantante era inizialmente previsto per essere dimesso ieri, ma il nuovo episodio di sanguinamento ha reso necessaria una seconda operazione per suturare la ferita e prevenire ulteriori emorragie. Mentre i fan continuano a esprimere il loro affetto e supporto per Fedez e la sua famiglia, il mondo dello spettacolo resta in trepidante attesa di ulteriori sviluppi sulla sua salute e il suo recupero. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.